Amici di PassioneInter.com, buongiorno, questa è la rassegna stampa di giovedì 11 luglio, io sono Raffaele Di Girolamo, tanta carne al fuoco sui quotidiani perché ci sono le interviste di Milan Skriniar e di Stefan De Vrij, ma anche il calciomercato con il blitz di Piero Osilio a Londra per trattare Romelu Lukaku e la questione dello stadio San Siro, perché ieri Inter e Milan hanno presentato il progetto di fattibilità per la costruzione del nuovo impianto. Partiamo dall'intervista al difensore slovacco sul Corriere dello Sport. Skriniar suona la carica, il tempo di vincere. Abbiamo cambiato modo di fare le cose rispetto al passato, questa Inter di Conte è pronta, lavoriamo tutti per battere la Juve. C'è la possibilità di riuscirci, dobbiamo faticare adesso per farci trovare pronti. Spazio in un commento sul lavoro di Antonio Conte, è uno che ci fa lavorare bene e forte, ci spiega ogni particolare come vuole che giochiamo, il modulo da adottare, i movimenti. Skriniar commenta anche il passaggio alla difesa a 3, è un modo nuovo di giocare, dobbiamo memorizzarlo e assimilare i dettagli. E da questo punto di vista l'arrivo di Diego Godin può sicuramente aiutare. Una lunga intervista che consiglio, tanti temi come l'arrivo dei nuovi calciatori, Sensi mi piaceva già il Sassuolo, Lazzaro è davvero velocissimo, poi anche questioni personali come il matrimonio con Barbora che è in programma ma non è stato ancora fissato. Tanto calciomercato sul Corriere, al centro la trattativa per Lukaku. Ausilio ieri è partito nel pomeriggio per Londra, dove oggi a pranzo incontrerà i dirigenti del Manchester United. Il club nerazzurro non è in grado di presentare una proposta che si avvicina ai 75 milioni pretesi dai Red Devils. Conte però ha ribadito a Marotta, Ausilio e Bacin che il belga è la sua priorità e ha chiesto di far capire al club inglese che i nerazzurri stanno almeno provando a preoccupare non è tanto la formula ma soprattutto la cifra richiesta dai Red Devils. Si parla anche di Zeko, per cui ci sono stati dei passi avanti. La Roma qui sì, ha abbassato le sue pretese da 20 a 18 milioni, mentre l'Inter è disposta a metterne sul piatto 12 e almeno un inizio, ma la chiusura è ancora lontana, anche perché la Roma non ha fretta, deve trovare il sostituto del bosniaco. L'Inter dal canto suo vuole chiudere velocemente, proprio perché Antonio Conte sta lavorando in ritiro senza attaccanti, perché Mauro Icardi è considerato fuori dal progetto e non svolge il lavoro tattico con i compagni. A riguardo si parla del viaggio di Vallenar a Roma, ma non era per il calciomercato come inizialmente era circolato, ma per un shooting fotografico. Sempre riguardo al mercato Barella, si sta per chiudere, mancano gli ultimi dettagli. Al giocatore andrà un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, mentre fra i club è stato raggiunto un accordo per un prestito a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30 più bonus al scattare di determinate condizioni. Su Tutto Sport l'intervista all'altro baluardo difensivo dell'Inter, Stefan De Vrij, che parla del suo secondo anno in nerazzurro. Voglio aumentare ancora il mio livello di gioco, migliorarmi e crescere come giocatore importante in questa squadra. Sul lavoro di Conte, è uno che ci fa sudare, vuole che l'Inter giochi ad alta intensità pure quando si allena, la stessa che dovremmo avere in partita. L'intervistatore poi chiede: se dico scudetto cosa risponde? Sono appena 3 giorni che lavoriamo e lo stiamo facendo alla grande. Noi daremo il massimo, poi si vedrà. La Juve, non dobbiamo pensare a quanto è lontana la Juve, ma a noi stessi vogliamo fare un grande salto in avanti, migliorare e crescere con l'obiettivo di fare il massimo in questa stagione. Sul quotidiano torinese si parla anche di Mauro Icardi, che vede soltanto la Juve, i bianconeri vogliono l'argentino anche per avere un attaccante che rimarrà quando lascerà Cristiano Ronaldo. Bastoni a scuola dei tre prof, il difensore arriverà a breve in ritiro dopo le vacanze in seguito all'Europeo Under 21 e potrà appunto studiare vicino a Skriniar, De Vrij e Godin, anche lui atteso in quel di Lugano. Missione Lukaku, Ausilio a Londra, anche qui si parla del centravanti belga ma anche di Matteo Darmian. Non è mai stato dimenticato da Marotta e l'arrivo di Conte tiene ben alta la sua candidatura. Facile pensare che Ausilio prenda informazioni anche sulle condizioni per la cessione dell'ex Granata messo ai margini da Solskjaer. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, dove si parla di Romelu Lukaku, sprint dell'Inter, Ausilio a Londra e oggi incontra lo United. Ieri Marotta e il DS Lugano hanno tenuto un incontro con Antonio Conte e accelereranno per il belga. C'è già l'accordo con il calciatore, a cui andranno 7,5 milioni netti a stagione, più alcuni bonus per arrivare facilmente a 9. Bisognerà trovare l'intesa con il Manchester United, che non ha necessità di vendere, infatti ha dichiarato non in vendita appunto il giocatore, non lo è nessuno alla corte di Solskjaer, però il fatto che il titolare è considerato Rashford, al quale è stato dato un ricco rinnovo, spinge per la cessione. Qui ieri si era parlato, soprattutto in Inghilterra, della volontà
del tecnico di trattenere il giocatore perché i Red Devils non sono riusciti ad accaparrarsi quelli che sono i sostituti. Però il Berica spinge per andare via, per andare all'Inter. Ivan Perisic, si parla anche di lui sulla rosa, in particolar modo del nuovo ruolo che Conte vorrebbe affidare al calciatore croato, tutta fascia e non più come esterno d'attacco, dove ha giocato fino allo scorso anno, ma nel quale, appunto, una stagione nel quale si è messo in mostra più per le capacità in fase di ripiego, in fase di ripiegamento, che per le proiezioni offensive. Giocare come esterno nel 3-5-2 potrebbe rilanciare il croato, che a gennaio sembrava prossimo alla partenza, ma che adesso si è messo a disposizione di Conte, ha perso un paio di chili, si è presentato anche con un nuovo look e potrebbe essere quindi al centro, dovrebbe essere al centro del nuovo progetto nerazzurro. Spazio anche ai giovani Agumè ed Esposito, allungando la carica di 2002, ma soprattutto alla questione stadio. Ed è una riflessione importante fatta dalla Gazzetta, perché si parla della possibilità di organizzare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2026 proprio nel nuovo impianto. E questa è una delle questioni più problematiche nella questione stadio, perché nel progetto delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 c'era la cerimonia inaugurale a San Siro, che però nell'idea nerazzurra e del Milan deve essere già abbattuto entro quella data. Quindi la Gazzetta apre a questa possibilità. Poi continua: sarà lo stadio più bello del mondo? La D. Antonello e il presidente Scaroni presentano un nuovo progetto. Investimento da 1,2 miliardi, creeremo un nuovo centro città, stadio da 60.000 posti, più hotel, uffici e centro commerciale. Serve l'ok del comune, volumi e cerimonia olimpica in ori. Ecco, questa è un'altra questione, quella dei volumi, del volume dell'impianto che supera quelli che sono i limiti posti dal piano urbanistico della città meneghina. Bisognerà trovare anche qui l'intesa con il comune. Restando in tema Meazza, c'è anche la possibilità che l'Atalanta giochi le sue partite di Champions a Milano, nello stadio meneghino. Infatti il presidente Percassi ha avviato i lavori nell'impianto di Bergamo, che però non saranno pronti. In ogni caso sarebbe costretto a giocare le partite di Champions in uno stadio da 16.000 posti, troppo pochi per le disponibilità per ospitare partite così importanti. Per questo ha fatto richiesta del Meazza al comune meneghino. La procedura però, secondo la Gazzetta, è diversa da quella che serve per avere la disponibilità ad esempio per i concerti, perché qui bisogna avere anche l'autorizzazione di Inter e Milan. L'Inter e il comune hanno già dato il suo sì. Serve quello rossonero, con il presidente Scaroni perplesso sulle reazioni dei tifosi, che hanno già dovuto digerire il boccone amaro dell'esclusione dell'Europa e a cui potrebbe non andare giù vedere una squadra rivale giocare sul prato del San Siro. Ieri è arrivata anche la protesta dei tifosi nerazzurri della Curva Nord. Tornando sul tema Mauro Icardi, c'è un'intervista sul Corriere dello Sport al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che parla, fra le altre cose, anche del centravanti. Gli chiede all'intervistatore: frase di Ancelotti, io lo scambio Insigne e Icardi non lo faccio. Risponde De Laurentiis: se ha ragione, lui vorrà sempre andare alla Juventus, ma anche io preferisco Lorenzo perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens. Però Icardi lei lo cercò, e chi lo nega? Né si può ignorare il suo talento. Icardi è fortissimo, ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi 26 anni, visto da lontano dall'impressione di essersi gestito male e di non aver colto l'importanza del ruolo che riveste. Ha detto Antonio Conte: dobbiamo colmare il gap che ci separa dalla Juventus e dal Napoli, avete ribaltato le gerarchie, l'Inter vi era davanti. Conte, al quale do il bentornato, conosce il calcio italiano e gli è rimasto legato anche durante questa sua missione in Inghilterra. Ha notato i nostri progetti, quelli di un club che da 10 anni è stabilmente in Europa. Vi aggiungo che abbiamo anche la volontà di migliorarci. Queste le parole del presidente napoletano, che di fatto sembra chiudere all'arrivo di Mauro Icardi in Campania, pur ammettendo un gradimento nei confronti dell'argentino. Parlando di San Siro, prima abbiamo accennato al tema delle volumetrie, e di questo parla molto bene il Corriere della Sera, che scrive: questo è il punto più delicato, perché il progetto permette volumetrie molto più consistenti rispetto al piano di governo del territorio, il doppio per la precisione. Per la legge sugli stadi l'indice concesso è dello 0,70, il progetto per la zona del San Siro prevede lo 0,35. È chiaro, dice l'amministratore delegato Antonello, che la revisione di questo aspetto porterà a quella dell'intero progetto. L'altro grande nodo intorno al nuovo stadio è quello relativo alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026,
Ne abbiamo parlato, ne parla anche qui il Corriere della Sera. Secondo il cronoprogramma tracciato dalle due squadre, la prima fase dei lavori, che comprende la costruzione del nuovo stadio, si concluderà entro la fine del 2023. 18 mesi per l'autorizzazione e altri 36 per i lavori veri e propri. La seconda fase è quella più delicata, perché da una parte riguarda la demolizione di San Siro, dall'altra la costruzione del distretto multifunzionale con alberghi, centro commerciale, uffici, centro congressi e quant'altro faccia vivere l'area. Per la seconda fase, oltre ai tempi delle autorizzazioni, ci vogliono 36 mesi per la costruzione. Appare più plausibile che per il 2026 ci sarà sì il nuovo stadio, ma a fianco un enorme cantiere con problemi di accesso e di viabilità. Impensabile anche che la fase 2 possa iniziare prima, perché le due squadre hanno bisogno di San Siro per giocare, quindi potrebbero esserci i giochi olimpici appunto con un immenso cantiere al fianco che creerebbe numerose difficoltà. Sul giornale invece c'è un articolo in cui viene criticato l'assurdo no degli ultra alla Dea in Champions League al Meazza, perché dice l'autore Davide Bisoni, è giusto che così sentano lo stadio come loro, ma devono ricordarne che non sono i padroni, infatti il proprietario è il Comune di Milano. È tutto per la rassegna stampa di oggi, vi invitiamo a continuare a seguirci su passioneinter.com per restare aggiornati su tutte le notizie riguardanti i nerazzurri.